Iniziamo questa pratica mettendoci a nostro agio. Troviamo una posizione comoda, sia seduti che sdraiati. Prendiamoci qualche momento per concentrarci sulla respirazione. Chiudiamo gli occhi e se ci va appoggiamo una o due mani sul cuore per qualche momento, per ricordarci di portare un'attenzione amorevole a noi stessi. Ora immaginiamo di trovarci in un luogo comodo e sicuro. Potrebbe essere una stanza comoda con un camino acceso o una spiaggia. Potrebbe anche essere un posto immaginario. Qualsiasi luogo dove ci potremmo sentire in pace e sicuri. Godiamoci e assaporiamo questa sensazione di benessere in questo nostro posto. Presto arriverà un ospite, una presenza calda e compassionevole. Un amico compassionevole. Questo amico incarna le qualità della saggezza, della forza e di un amore incondizionato. Potrebbe essere una figura spirituale, un insegnante saggio oppure una persona che abbiamo conosciuto. Potrebbe anche non avere una forma definita, magari semplicemente una presenza o una luce. Questo amico si prende profondamente cura di noi e vorrebbe che noi fossimo tutti felici. Possiamo uscire dal nostro posto sicuro e andare ad incontrarlo fuori, oppure possiamo invitarlo ad entrare. Proviamo a stare nel modo più confortevole possibile. Mettiamoci nel modo giusto, qualsiasi ci sembri giusto. Proviamo semplicemente a sentire come ci si sente nella sua buona compagnia. Non c'è proprio null'altro da fare se non assaporare l'esperienza di questo momento. Qualsiasi pensiero lo accogliamo ma gentilmente lo lasciamo andare. Il nostro amico compassionevole è molto saggio e sa esattamente a quale punto della vita noi siamo. Vorrebbe dirci qualcosa, proprio quello di cui abbiamo bisogno di sentire in questo momento. Prendiamoci del tempo per ascoltare con attenzione cosa ci sta dicendo. Proviamo a notare le notevoli sensazioni fisiche nel nostro corpo mentre ci godiamo questa compassionevole compagnia. Condividiamo semplicemente questa buona compagnia. Magari ci piacerebbe dire qualcosa al nostro amico compassionevole. Lui ci ascolta con grande attenzione e ci capisce completamente. Il nostro amico desidera lasciarci qualcosa, un regalo, un oggetto.
Questo oggetto ce lo possiamo trovare tra le mani oppure possiamo porgerle per ricevere il regalo. Adesso prendiamoci qualche momento per godere della sua compagnia. Mentre continuiamo a fare questo, ricordiamoci che il nostro amico compassionevole è parte di noi. Tutti i sentimenti di compassione, le immagini e le parole che abbiamo sentito vengono dal nostro interno, dalla nostra parte più saggia e compassionevole. Ora siamo da soli nel nostro luogo sicuro. Gustiamoci ancora quello che è accaduto. Siamo contenti delle parole che ci sono state e delle parole che abbiamo ricevuto. Mentre lasciamo che le immagini si dissolvano, ricordiamoci che compassione e saggezza sono sempre dentro di noi, soprattutto quando ne abbiamo più bisogno. Centriamoci nel corpo e assaporiamo quello che è successo, magari tornando alle parole che abbiamo sentito o all'oggetto che abbiamo ricevuto. Ora lasciamo andare la meditazione e permettiamoci di sentire quello che sentiamo adesso, di essere esattamente come siamo. Quando ci sentiamo pronti, possiamo riaprire gentilmente gli occhi.